Nella serie televisiva Terra Amara, gli spettatori si troveranno di fronte a sviluppi inaspettati nella settimana che va dall'11 al 15 dicembre 2023. L'episodio clou vedrà Fikret rapire Demir per rivelargli la verità sulle sue radici, un gesto che promette di portare nuove rivelazioni. Parallelamente, Yaman dovrà affrontare i guai causati da Umit. Prima di addentrarci nei dettagli di questi eventi, facciamo un breve ripasso di ciò che è accaduto finora. Ricapitolando gli ultimi episodi di Terra Amara. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche. Grazie. Abbiamo visto Demir prendere una decisione importante. Ha lasciato Umit, scusandosi per averle dato false speranze, e ha espresso il desiderio di ricostruire la sua famiglia con Zuleya e i loro figli. Successivamente ha dichiarato il suo amore per Zuleya, chiedendole di sposarlo nuovamente, questa volta in un'unione libera da costrizioni. Zuleya ha accettato con gioia, ricambiando il suo amore. Questo sviluppo ha mandato all'aria i piani di Fikret, il fratellastro di Demir, che sospetta di Umit per il fallimento del suo piano. In una confrontazione tesa, Umit nega di essersi innamorata di Demir e di aver avuto motivi per ostacolare il piano di Fikret. Nel frattempo, la zia Lutfai cerca di convincere Fikret a rinunciare alla vendetta, ma lui rimane fermo sulle sue intenzioni, motivato dall'amore per sua madre. Lunedì 11 dicembre 2023 si rivelerà un giorno di forte tensione nella serie Terra Amara, catalizzato da una serie di voci generate dal vetraio di Kukurova. Quest'ultimo, con insinuazioni audaci, ha diffuso il sospetto che Demir abbia introdotto Sevda in casa con l'intenzione di farla diventare la sua amante, seguendo le orme del padre Adnan. Questa voce arriva alle orecchie di Zuleya, la quale, infuriata e decisa a difendere il suo onore e quello della sua famiglia, si dirige verso il negozio del vetraio. Nel dettaglio, Zuleya, presa dalla rabbia, prende la sua auto e raggiunge il negozio del vetraio. Lì, armata di un piede di porco, si scatena in una furia distruttiva, frantumando la vetrina e ogni singolo pezzo di vetro pregiato presente. La scena attira l'attenzione di clienti e passanti, che si fermano a osservare l'accaduto. In questo contesto di tensione e caos, Zuleya affronta il vetraio, intimandogli in modo deciso e minaccioso di cessare immediatamente la diffusione di pettegolezzi sulla sua famiglia, inclusa Sevda, minacciando conseguenze ancora più gravi. La notizia dell'impresa di Zuleya si diffonde rapidamente in tutta Kukurova, raggiungendo anche Demir, che rimane sorpreso e al contempo ammirato dall'aggressività e dalla determinazione mostrata dalla moglie. In questo clima di tensione e di sorpresa, Umit coglie l'occasione per fare una mossa audace. Si presenta a Villa Yaman, sfruttando il rapporto ormai cordiale che ha instaurato con Zuleya, e chiede di unirsi a loro per cena, un gesto che aggiunge ulteriore complessità alla già intricata rete di relazioni e tensioni della serie. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Martedì 12 dicembre 2023 in Terra Amara si sviluppa una trama intricata intorno a Demir, Umit e Zuleya. Demir, intuitivo e sospettoso, si rende conto che Umit sta tentando di testarlo, ma decide di mantenere un atteggiamento cordiale e di normalità con la dottoressa. Umit, accogliendo l'invito, rimane a cena con loro. Durante il pasto, Zuleya, ignara delle reali intenzioni di Umit, si mostra estremamente gentile e comprensiva con lei, specialmente dopo aver appreso delle sue sfortunate esperienze amorose. Zuleya, in un gesto di solidarietà, le assicura che troverà sicuramente qualcuno che la amerà come merita. In una svolta intrigante, Umit arriva a sabotare il motore della propria auto, sostenendo così di aver bisogno di un passaggio per tornare a casa. Zuleya, ignara dei sotterfugi e della possibile relazione clandestina di Demir, non nutre sospetti e decide di chiedere aiuto a un operaio della tenuta. Questo piano di Umit si rivela infruttuoso, poiché l'operaio si offre di riaccompagnare Umit a casa, scongiurando così un'ulteriore interazione con Demir. Nel frattempo, Zuleya si trova di fronte a un problema giuridico serio. La polizia la raggiunge, invitandola a presentarsi in commissariato per fornire la sua versione dei fatti relativi all'incidente al negozio del vetraio. Il vetraio, infatti, ha sporto denuncia contro di lei per aggressione e per il significativo danno economico causato al suo negozio. Questa situazione diventa ancor più grave per Zuleya, considerando la presenza di numerosi testimoni durante l'incidente, inclusi Sermin e la sua amica Fusun. Di fronte a questa sfida, Zuleya decide di affrontare la situazione di petto, scegliendo di recarsi in commissariato per raccontare la sua verità agli investigatori.
Mercoledì 13 dicembre 2023, in Terra Amara, si assiste a un intreccio di eventi che portano tensione e mistero. Dopo la cena organizzata a Villa Yaman, Sevda si confronta con Umit. La sua richiesta è chiara. Deve smettere di interferire nel matrimonio di Demir e Zuleya. Durante questo scontro tra le due donne, Umit pronuncia una frase enigmatica, dicendo a Sevda che si comporta come lei. Sevda, confusa, pensa che Umit si riferisca ai pettegolezzi sulla sua relazione con Adnan, ma in realtà le parole di Umit celano un significato più profondo e oscuro. Prima che il confronto possa approfondirsi, Umit viene interrotta dall'arrivo di Mushgan, che è diventata sua amica. Mushgan è visibilmente turbata dopo un altro scontro con Fikret. Nel frattempo, Fikret, determinato a portare avanti il suo piano nonostante le raccomandazioni e le suppliche di sua zia e di Ali Ramet, mette in atto la sua strategia. Si rivolge a un complice, istruendolo ad incontrare Demir fingendo un guasto alla macchina, con l'intento di far scendere Demir dalla sua auto. Il piano di Fikret procede come previsto. Demir, in un gesto di gentilezza, si ferma per offrire aiuto. È in quel momento che Fikret approfitta della situazione per colpirlo alla testa, lasciandolo incosciente. Con Demir tramortito, Fikret lo rapisce, dando così una svolta drammatica agli eventi e intensificando la suspense della trama. Giovedì 14 dicembre 2023 in Terra Amara è caratterizzato da momenti di alta tensione e rivelazioni inaspettate. Demir si risveglia in una situazione critica, trovandosi legato a una sedia e profondamente confuso a causa degli eventi recenti. Non passa molto tempo prima che capisca la situazione in cui si trova. Di fronte a lui si presenta Fikret. Demir intuisce rapidamente che Fikret è il misterioso fratellastro che da settimane lo sta mettendo sotto pressione e causandogli preoccupazione. In questa circostanza carica di tensione, Fikret si vede costretto a rivelare la sua vera identità. Si dichiara essere il fratellastro di Demir, spinto da un desiderio di vendetta contro l'intera famiglia. Demir, tuttavia, rimane scettico, continuando a credere che la storia di Fikret sia una finzione. Fikret, cercando di convincere Demir, gli racconta di come la loro madre Safiye sia stata sedotta e poi abbandonata da Adnan, e di come nessuno abbia avuto pietà per lei, nemmeno quando è stata cacciata di casa da Musa. Il clima si fa ancora più teso quando Fikret libera i polsi di Demir, portando a uno scontro fisico tra i due. Al termine del confronto, Fikret consegna a Demir una pistola, dopodiché ne prende una per sé. Con parole cariche di sfida, Fikret dichiara che dall'incontro soltanto uno dei due uscirà vivo, lasciando a Demir la decisione su chi sarà. Di fronte a questa scelta drammatica, Demir, ormai in dubbio sulla veridicità delle affermazioni di Fikret, lascia cadere la pistola, affermando di non voler fare del male a nessuno e invitando Fikret a sparargli, se questo è ciò che vuole fare. Questa scena intensa aggiunge un ulteriore livello di complessità e suspense alla trama già avvincente della serie. Venerdì 15 dicembre 2023 in Terra Amara si apre con una scena carica di tensione tra Demir e Fikret. Fikret, colpito dall'atteggiamento inaspettato di Demir, decide di lasciarlo libero, ma lo avverte di non denunciarlo né rivelare a nessuno ciò che è accaduto. Demir, una volta liberato, è determinato a scoprire la verità dietro alle affermazioni di Fikret e segue le stesse tracce indagate in precedenza da Zuleya. Demir si dirige a Istanbul per incontrare la moglie del maggiordomo, la stessa donna interrogata da Zuleya. Le domande di Demir sono dirette, ma è colto di sorpresa quando la donna Ghielli rivela che anche sua moglie, accompagnata da un'altra donna, aveva fatto le stesse domande poco tempo prima. Demir è scioccato nell'apprendere che Zuleya aveva già iniziato a indagare sulla questione e aveva scoperto la verità, scegliendo tuttavia di non rivelargli nulla e di mentire. Questa scoperta porta Demir a un confronto diretto con Zuleya, scatenando il primo serio litigio tra i due. Le tensioni e i misteri si intensificano, lasciando gli spettatori con domande aperte. Cosa succederà dopo il sequestro di Demir? E chi avrà la meglio in questo scontro familiare? Questi interrogativi aprono un ampio spazio per i commenti e le speculazioni del pubblico, aumentando l'attesa per i prossimi sviluppi della storia.